alle fonderie. Vediamo, vediamo. Clive! Mio padre aveva capito! Sarebbe fiero di te. I suoi scritti sono stati utili, ma il merito è tuo. Riprenderemo? Line Harrier è una delle navi più grandi e veloci mai costruite. E in più naviga con il vento in poppa. Una nave qualsiasi non riuscirebbe mai a starle dietro, figurati prenderla. Ma questa nave è diversa! Questa è l'Enterprise! E il motore di mio padre è qualcosa di mai visto prima. Sì, puoi dirlo forte. Clive, che cosa sai di Barnabas Talmra? Quello che cantano i bardi. Che sbarcò a Cineria dalle terre meridionali. Che fu la sua maestria con la spada a valergli il trono. E che la spada, quella di Odino, può recidere persino i fili della creazione. Ma tu non essere preoccupato per lo scontro. Faremo di tutto per sopravvivere. Faremo di tutto. La luce! Credevo che qui fossimo ben nascosti! Ah! Mid! Intrusi! Noi cercheremo di trattenerli, ma sbrigati! Ah, merda! Equipaggio, ai vostri posti! Chi è che mi dà rompere le balle? Siete tutti con me? Prendiamo più tempo possibile per me. Indietro, Lord Rosfield. Mi occuperò io di questi stronzi. Dietro di te, la mia fenditerra ha instillato terrore nel cuore di tutti gli uomini dei... Stai pensando alla tua offerta, Gaza? Come andiamo, Mid? Non avevi detto che la nave era veloce? Lo è! Una volta schianta, ma richiede tempo! Non puoi spingerla nuotando! Vecchio caprone, senza fatiche! Vecchio? Non mi sentivo così vivo da 20 anni! Fatevi sotto! Chi di voi è impaziente di conoscere la mia mazza ogre? Ma non si chiamava Spezzacuori? Datemi una mossa, pigroni! Siamo nella merda e io ci tengo a vedere! Andiamo, capitano! Ah, che qui ci divertiamo. No!
lascia fare niente, questo. Ok. Nemici uccisi. Sono anche saliti. No, mi manca veramente poco per salire anche di livello. Beh, è stato semplice. D'accordo, gentaglia! Salite a bordo! È pronta a partire! Sentito il capitano? Clive! Immaginavo, vuoi che non ci fosse qualcosa? Ancora vivo. Pensavo che fosse. Accidenti. Allora è come temevo. Sleipnir non è umano. È stato creato da Odino. Pure. Pure! Ma quanti sono? Per le chiappe ardenti della Fenice, non avete nemici normali? Pure! Ma quanti sono? Pronti per un altro giro? Certo che sì! Vero, Lord Rosfield? Ragazzo mio, tempo fa mi chiamavano il Carnefice. O era la mia ascia? Non importa, la cosa importante è che volino teste! Mid, cambio di programma! Tu parti, noi ti seguiamo! Seguirmi? Come, a nuoto? Ah, al diavolo! Levate l'ancora! Sono un po' tantini, eh! Motori al minimo! Attenzione, amici. Le palle. I nieghi non sono esseri fatti di carne e sangue. Non sarà così facile farli cadere. Ma cadranno comunque. Come querce dinanzi all'ascia del taglialegna. E per fortuna ne ho portata una! Per quanto dovremo continuare ancora? Finché sarà necessario. Oppure hai un'idea migliore? Ho già ucciso almeno 5 di quei bastardi! Fanculo! Uccidiamoli tutti! Ma quante ne arrivano qua? Ma c'erano un bel po' di nemici, Forza, ora correte!
Enterprise fuggita. Ottimo. Si sale anche di livello, spero. Invece no. Invece sì. Invece sì. Ora mid! Bene, motori al massimo! E tenetevi forte! Per combattimento navale adesso. Strato di Nardia. Cosa vuoi? Hai combinato un bel disastro. E senza alcuna ragione. Sei il mio dono per Mythos. Non oserei mai rovinarti. Ogni secondo perso qui ci allontana di un'altra lega dal galeone! Mid non ha un motore di scorta, ho ragione? Da quando sei tornato dall'aldilà, la buona sorte mi ha lasciato. Sei assolutamente certo di questa tua missione, Clive? I tuoi avversari sono tanto numerosi quanto terribili. Già, ci vogliono far vivere e morire a modo loro. Il che risponde alla tua domanda. Hai lo stesso sguardo cocciuto che aveva tuo padre quando si metteva in testa qualcosa. Sul campo di battaglia io non sono altro che un ascia. Letale, certo, ma pur sempre comunque un ascia. A te ne serviranno almeno un migliaio. E credo che il mio vecchio amico di Randellà potrà darci una mano. Riguardati, Clive. Ho ancora molte storie da raccontarti sulle gesta di tuo padre. E non saprei come raccontartele se dovessi morire. Di nuovo. Buona fortuna, zio. E che tu abbia i venti a favore. In quanto a te, Joshua, sta attento. Farò del mio meglio, zio. A presto, nipoti miei. Quando ci rivedremo, avrò un esercito al mio fianco. Saluti! Avanti, ragazzo, su! Beh, direi che non possiamo sfigurare, sbaglio? Se lo rinfaccerebbe per sempre. E guardalo un po' qua. Perché è tornato? Grigor, abbia pietà.
tutto questo? Che cosa ho fatto? Milord! Okay.